Ciao bimbi, come state? Io sto molto bene e spero che anche voi stiate bene. Oggi mi è venuta un'idea per colorare in modo un po' particolare. Sono andata in cucina e ho riempito un bicchierino con dello zucchero. E per colorare con lo zucchero vi basterà prendere un pennarello. Io ho scelto il colore rosso, ma potete prendere tutti i colori che volete e andare col pennarello dentro lo zucchero. Poi iniziare a mescolare. Mescolando vedrete che pian piano tutto lo zucchero diventa del colore scelto. Guardate, il mio sta già diventando rosso. E a seconda di come volete il colore, se più intenso, più chiaro, dovete mescolare tanto o poco. A me piace avere un colore bello rosso, di quelli che si vedono bene. Quindi mescolo per un pochino di più, così diventa tutto tutto rosso. Eccolo qua. Ho quasi finito. E tutto il mio zucchero è diventato di un rosso bellissimo. Vi piace? Questa cosa poi la potete fare con tutti i colori che volete. Potete scegliere il blu, potete scegliere il verde, potete scegliere il giallo, tutti i colori che voi preferite. Per disegnare con lo zucchero vi servirà un foglio un pochino più spesso, tipo un cartoncino, e della colla vinilica. Io ne ho già messa un po' sul foglio, ma gliene metto un altro pochino, così sono sicura che lo zucchero si attacca molto bene. Ecco fatto. Poi dovete prendere il vostro zucchero che avete colorato. Io ho fatto tantissimi colori, ve li faccio vedere, eh? Allora c'è il rosso che abbiamo fatto insieme. Poi ho fatto l'arancione. Poi ho scelto anche di fare il giallo, mettiamo qui, e ho fatto l'azzurro, ho fatto il verde, ho fatto il blu e anche il viola, tantissimi colori. Adesso vi faccio vedere come potete usarli per colorare. Inizio dal rosso, allora ne prendete un po' con le mani e poi dove avete messo la colla. Lo mettete tutto sul foglio, così. Poi prendete un altro colore. Ho preso l'arancione e fate la stessa identica cosa. E questa cosa la potete fare con tutti i colori che avete creato. Qualsiasi. Io sto andando avanti così, come a fare un bellissimo arcobaleno con tutti i colori che ho fatto. Quando avrete finito tutti i colori e il vostro disegno vi piacerà, dovete semplicemente metterlo ad asciugare. Quando la colla sarà asciutta, tirate via lo zucchero che non si è incollato bene e il vostro disegno è pronto. Lo metto qua ad asciugare anch'io e vi faccio vedere che si può fare anche un'altra cosa con lo zucchero colorato. Vi basterà prendere un vasetto, io ho preso un vasetto un po' piccolino, e poi riempirlo con i vari colori. Iniziamo dal rosso, faccio sempre la stessa cosa, eh? Gli metto il rosso sotto, poi gli metto l'arancione sopra, ecco fatto. Passiamo al giallo e così via, fino a finire tutti i vostri zuccheri colorati. I lavori con lo zucchero sono finiti e spero che vi siano piaciuti. A me è piaciuto davvero tanto colorare in questo modo, quindi spero che anche voi lo rifacciate con la vostra mamma e il vostro papà e che vi piaccia come è piaciuta a me. Ciao bimbi, un bacione grande, ciao!